È terminata la partita nel campionato nazionale Under 19 tra Milano Calcio 5 e Bergamo Calcio 5. Qua con noi Angelo, mentre vediamo il suo gol e le altre azioni, a lui chiediamo un commento su questa loro partita. In poche parole, è stata una partita dura, perché l'ho anche messa meglio fisicamente di noi. Ero in vantaggio al primo tempo 1-0, però dopo nel secondo tempo non avevamo cambi e quindi sono venuti a mancare appunto i cambi e abbiamo avuto tanta stanchezza. Devo dire che abbiamo fatto un'ottima partita e possiamo farci in altre partite, sinceramente, perché comunque è un gruppo che si sta creando pian piano, perché siamo tutti nuovi giocatori e è un bel gruppo unito, quindi pian piano riusciamo, con schemi, tattiche e tutto, riusciamo a fare dei punti. Ti ringrazio Angelo per l'intervista e ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te, ciao. Forza Milano, dai! Ed ora passiamo ad un giocatore del Bergamo Calcio 5, qua con il Nunex, mentre vediamo i suoi due gol e gli altri. Anche a lui chiediamo un commento su questa loro gara. Entramos mal a primeira parte, a perder 1-0, mas na segunda parte conseguimos reagir ao resultado. A ganhar, a perder 1-0, reagimos e conseguimos mudar o jogo para 3-1. Contente pelos meus dois golos, mas o que interessa é a vitória e os 3 pontos. Grazie Nunex per l'intervista e ci vediamo martedì per la prossima partita. Forza Bergamo!